gli leggevo il mio saluto a Ligabue, il saluto di un bambino ad Antonio Ligabue. Addio Tony, non ti vedrò mai, e qui ho scritto zirare per le vie del paese, voi dite, ma perché parlava così, perché era tedesco? No, Ligabue lo vedrete poi in un cortometraggio che proietteremo alla fine, impara da solo a studiare l'italiano, impara, infatti durante la guerra farà l'interprete poi per le truppe tedesche, naturalmente è un italiano mescolato al nostro dialetto, il dialetto gualtierese, infatti Ligabue difficilmente lo sentite dire o leggere il termine animali, lui dice bestie, dice, no? Ma noi usiamo questo termine in modo molto negativo, no? Sei una bestia, no? Così. Per Ligabue invece era il modo dialettale cui i contadini da noi chiamavano gli animali. Questa qui vedete che è una patente, ma non trovate il nome Ligabue, trovate il nome, vedi, cosa c'è scritto? L'Hbue Antonio. Uno dice, come mai questa cosa? Ma soprattutto vedete che questa patente non è firmata. Io credo che sia stato l'unico che ha girato praticamente in Italia con una patente non firmata, perché le patenti si firmano, no? Adesso in maniera diversa, ma comunque le patenti si firmano sempre. Perché? Allora, perché si chiama in tutti i documenti, voi non vedrete mai Ligabue, ma l'Hbue? Perché Antonio Ligabue nasce praticamente a Zurigo, ma da una ragazza italiana, veneta, di Cencenighe a Gordino, nel Bellunese praticamente. È una ragazza povera, la quale, finito l'allattamento, quindi al decimo mese, lo dà subito in affido a una coppia svizzero-tedesca, che sarà praticamente la sua famiglia fino all'espulsione, poi vedremo, dalla Svizzera. E quindi Ligabue non ha più il salario, la matrigna era morta nel 24, quindi Ligabue è solo proprio adesso così. E non ha il fisico per i lavori del periodo che cerca, deve dedicarsi all'arte. Si deve dedicare all'arte in un periodo, scusate, in un paese dove la sua arte non viene capita, non viene così. Però ha una fortuna che mentre è isolato dal paese in questi casotti in Golena, perché non veniva quasi neanche, mi diceva mio padre, più nel fienile a casa nostra, perché appena arrivava nel paese c'era sempre quello, purtroppo, che faceva finta di tossire per vederlo poverino arrabbiato, fare tutti questi segni, queste cose così, no? Ecco, quindi Ligabue si isola nel bosco, si isola, no? Però incontra chi? Il presidente dell'Accademia di Belle Arti Italiane, che è Marino Mazzacurati. Ecco che noi facciamo partire l'arte di Ligabue dal 1929, che è il periodo dell'incontro con Marino Mazzacurati. Poi lui è furbo, perché dice questo mio cugino di cui vi ho parlato, no? Perché gli dai giocattoli? Che diceva, quando Ligabue, Mazzacurati proprio era sposato a Gualtieri, quando Ligabue tornava da Roma a Gualtieri, tornava, no? Lui mi istruiva per bene, andavamo assieme e io bambino mi prendevo la colpa di avergli usato il colore. I bambini cosa gli dici? Sono innocenti, no? Come... E Mazzacurati gli dava praticamente più colore, gli dava. Ecco che facciamo partire l'arte di Ligabue da questo periodo. Ligabue nell'ultima fase della sua vita diventa incisore. Io ho diverse incisioni, è un'arte che noi italiani non piace molto, siamo attirati più dai colori così, ma tenete presente che è molto difficile. Perché ci vuole un bravo incisore, ma anche un bravo tipografo, perché tu appena fai un errore nell'incisione devi gettare via tutto quanto e quindi perdi il lavoro che hai fatto. Ecco come cosa. Perché diventi incisore? Perché Ligabue si becca con un certo Bartoli, che è un incisore di Guastalla, sono più bravo io, sei più bravo te, tu non sai fare l'incisione. Dire a Ligabue che non era capace di fare qualcosa a livello artistico era una provocazione grossissima e fa queste incisioni praticamente, no? Naturalmente lui non usa il bulino, si fanno su lastre di rame o di zinco, ma usava i chiodi da carpentiere, noi in dialetto li chiamiamo i cristi, no? Perché ricordano, insomma, la croce, ecco, come cosa così. Questo è il mio zinco. Qui, ecco, dove prende l'idea per i suoi quadri Antonio Ligabue, li prende da questi libri. Sono i libri praticamente di esploratori, zoologi tedeschi, che vanno in Africa o nel nord Europa, e descrivono la storia di questi animali e se la fanno corredare da queste lastre. Vedete? Tenete presente, spero che la vediate, voi siete giovani, ci vedete bene,
Vedete questa immagine qua? Vedete questa immagine? Questa traversata della Siberia. Ecco, questa è la traversata della Siberia che fa Antonio Ligabue. Naturalmente lui ci aggiunge, chiaramente questi cavalli hanno più forza, questi qui, diciamo, tecnicamente è un quadro perfetto, no? Un disegno perfetto, ma qui non c'è la vita che vedete in questi qua. Lui ci aggiunge la neve, io per curiosità, siccome questo quadro era stato esposto, potete immaginare, in diverse mostre, mi sono perso la briga, però ci volevo vedere, volevo trovare una pecca, no? Anche ad Antonio Ligabue, no? Come vedete. Vedete questi fiocchi di neve, no? Piccoli, grandi, no? Bellissimi, così. Praticamente non ce n'è uno che si sfiori con l'altro, quindi vuol dire avere una mano fermissima. Chi dipinge sa le difficoltà che ci sono a fare questi qua. Nella sua solitudine, Ligabue si inventava la compagna, la donna che non possedette mai nella realtà. Antonio, perché lei si veste da donna? Perché mi sento qualche cosa, sempre se fosse assieme alla donna. Mi sento, come si dice, felice. Mi sento qualche cosa che mi fa bene. Mi sento molto felice vestito, perché sono avvoiato dentro, i calciottovesti, tutta roba pulita, bianca. Con più sono bianchi i calciottovesti, più sottile, con più sento, mi sento meglio. Sta per riconoscersi in un autoritratto, ma qualcosa o qualcuno glielo impedisce. E Ligabue si lamenta di questa interferenza invisibile e fa scongiuri per liberarsene, per esprimersi. Giuseppe, lui è il direttore del museo, Casa Museo Ligabue, il dottor Giuseppe Caleffi. È la seconda volta che vieni a Lamezia, che ci incontriamo su mia richiesta precisa, perché la prima volta è stato un successo, quindi ho voluto replicare la cosa. Perché questo interesse particolare da parte mia? Lo chiedo a te.
c'è bellissimo. Un motivo preciso, insomma, perché tu puoi parlare di Antonio Ligabue meglio di chiunque altro, avendolo conosciuto direttamente, tu personalmente, ma soprattutto la tua famiglia. Certo, io Emanuele innanzitutto ti ringrazio per questi inviti. Devo dire che è la terza volta che vengo in Calabria, perché la prima è stata per una mostra che abbiamo organizzato a Cosenza, poi in un'amicizia nata così casualmente all'interno di questa mostra, mi hai invitato, sono venuto, ho visto la partecipazione che c'è stato. Soprattutto io ringrazio sempre, ho avuto molti amici calabresi, e questo lo devo dire, per l'ospitalità di questa regione, che credo che sia quasi ineguagliabile. Quindi uno, quando è ospitato bene, che trova degli amici, viene anche più volentieri. E partendo da questo discorso di amicizia, devo dire che la Casa Museo nasce proprio dall'intreccio di vita e dall'amicizia che c'era stata tra la mia famiglia, in primis mio nonno, che lo ha ospitato, ecco quindi il discorso dell'ospitalità e, come dicevamo, dell'amicizia, che ha ospitato Antonio Ligabue. Chiaramente qui siamo negli anni 20, 30 e 40, insomma. Qualche particolare interessante di alcuni quadri. A me piace moltissimo quello dei cavalli imbizzarriti o quello dei cavalli con la nevicata. Che cosa ci racconti? Questi qui sono tra i miei quadri preferiti, sono quadri simboli in un certo senso. Innanzitutto vediamo da dove derivano. La traversata della Siberia, io quando presento Ligabue, sia chi viene alla Casa Museo che quando esco, dico sempre che dobbiamo riferirci ai libri del Brehm, ai grandi libri tedeschi, che di questi esploratori zoologi che studiava gli animali, e che Ligabue, o consultandoli o facendoli comprare a Mozzali, non pensiamo che Ligabue comprasse dei libri così, li faceva comprare a Mozzali. Ci sono anche degli aneddoti divertenti. Altro discorso è quello bellissimo dei cavalli imbizzarriti. Dove prende le idee di questi cavalli imbizzarriti Antonio Ligabue? Li prende, mi pare strano, quando va a vedere i film western, praticamente. Ligabue amava i film western, ci è andato, io ho testimonianze, sia con mio zio che con l'autista, e mi raccontava il figlio dell'autista, se allora era bambino, lui alla mia età, ecco, e dicevo: non vedevo l'ora che Ligabue decidesse di andare a vedere i film western, perché sapevo che succedeva qualcosa. Perché nonostante le raccomandazioni del padre, Ligabue diceva, quando vedeva questi cavalli, no, che venivano ammaestrati, quindi presi per le redini, chiaramente non resisteva, si alzava in mezzo alla platea, cominciava a urlare, no, nel nostro dialetto: molla il canca, maledetto, ma qua te il fatto ad meno, mollalo, maledetto, cosa ti ha fatto di male questo cavallo, per farlo liberare. I cavalli imbizzarriti sono una cosa, quindi l'idea, diciamo, nasce da questi film, sì. Ma hanno un significato bellissimo. Io un'altra cosa che faccio è un paragone tra i cavalli imbizzarriti che Ligabue presenta nel 1956 alla mostra di Suzzaro, possiamo considerarla come la sua prima mostra. Ligabue viene praticamente invitato a Suzzaro, dove non era mai stato ammesso, e pensate, c'erano personaggi del tipo di Cesare Zavattini, di Dino Villani, di Renato Guttuso, non parliamo di poco, così, no? Ma lui veniva praticamente respinto, su raccomandazione, siamo in Italia, insomma, di un signore di Gualtieri, che era questo Sergio Negri, Ligabue viene praticamente accettato e si presenta. Era un premio in cui i temi trattati erano quelli del lavoro. Io faccio un paragone. Di fianco abbiamo un certo pittore Martina di Milano, che ci rappresenta il riscatto sociale come? Con un corteo con gli operai e le bandiere rosse che escono dalla fabbrica. C'è, dal suo punto di vista, naturalmente un'oppressione, che è quella del datore di lavoro, così gli operai si ribellano. Come ci rappresenta Ligabue il riscatto sociale? Con i cavalli imbizzarriti nel temporale. Abbiamo un fenomeno esterno, in questo caso il temporale. I cavalli naturalmente non conoscono il perché di questo fenomeno meteorologico, ma d'altra parte anche l'uomo lo conosce da poco. Pensa quando pensavamo che fosse una divinità, no? Che lanciava le sue saette, no? Ecco,
ma il cavallo saprebbe dove andare, come tutti gli animali avrebbe la sua tana. Perché il cavallo si imbizzarrisse, e qui chiaramente occorre guardare, quando ammirate questi quadri, la paura che lui mette negli occhi di questi animali, la tensione muscolare che hanno proprio questi cavalli, che hanno, e praticamente perché vogliono liberarsi, cioè questi cavalli vogliono liberarsi dagli uomini che li tengono per le redini. Anche il raffronto col film che abbiamo visto. Qual è la sensibilità di Ligabue? Beh, guardate questi quadri, vedete che la pioggia colpisce tutto il creato, ma non i cavalli. Ligabue li difende, ma poi ci sono tanti aneddoti che sarebbe bello anche raccontare. Pensate che quando Ligabue non era un vegetariano, lui dava fastidio alla sofferenza che veniva data agli animali. Diceva Mozzali, ma anche mio padre, che quando passavano i carrettieri, no, la nostra casa era proprio di fianco alla statale 63, quella che poi va al Cerrito, carrettieri che portavano a Gualtieri la ghiaia e portavano la sabbia del Po a Reggio, insomma negli altri posti, c'era la brutta abitudine ogni tanto di dare la frustata ai cavalli. Allora nessuno ci faceva caso, nessuno, meno che uno, Antonio Ligabue, il quale minimo li malediva, no? Quando andava male spesso diceva mio padre che l'aveva fermato e che gli tirava anche dei sassi, gli tirava, ecco come cose, ma gli episodi sarebbero tanti di quest'amore di Ligabue per gli animali in genere, ma per i cavalli in particolare. Sta camminando sull'argine del suo fiume, il Po, e parla agli animali nella loro lingua, perché si sente uno di loro. Spera di somigliargli, e lo specchio gli dirà se è vero. Il leopardo e l'aquila erano i suoi animali. Gli animali vedono le cose quali sono, perciò Ligabue cercava di trasformarsi in uno di loro. Diciamo anche un'altra cosa, che questo amore così forte per tutti gli animali che ha Ligabue, quindi dalla mosca, il coniglio, il cavallo, ma anche la tigre, forse viene un po' anche dal fatto che li vede indifesi, a proposito di quando l'uomo li preda o li maltratta, perché arriva sempre la stessa metafora, così come possiamo leggerla nei quadri dove un animale più grosso preda un animale più piccolo. Qual è la metafora? È quella della vita, quello che avverte lui, e cioè la sua fragilità, la sua debolezza nei confronti dell'umanità, della gente che lo maltratta, che lo deride o che scappa perché ha un aspetto brutto, così come succede con le donne soprattutto, è vero? Quindi questa grande carenza affettiva che quest'uomo ha, poi come la esterna in un modo particolare. Lui cosa fa di notte?
Beh, questo qui, diciamo, sì, Antonio Ligabue, si sa che verso la fase finale della sua vita, quando naturalmente è successo, mi raccontava il figlio dell'autista, diceva suo padre, lo accompagnavo a Reggio, in genere lui voleva sempre essere accompagnato vicino al posto dove andava, anche perché ci teneva a far vedere che aveva avuto successo e quindi aveva l'autista. Tenete presente questo. Ligabue, quando vende i quadri, quando vende a prezzi anche alti, perché li ha venduti anche a prezzi alti, li ha venduti, chiaramente diceva: un quadro vale, se lo pagano vale. Ecco, c'è sempre questo rapporto. Ma tornando al nostro discorso, in certi casi faceva fermare l'autista in una piazza Libertà, una piazza principale di Reggio, spariva, tornava con dei pacchi anonimi, no? Allora l'autista, sai, curioso, gli chiedeva: ma insomma, cosa avete comprato, Antonio, cosa avete? Lì, a voi non deve interessare. Ecco, potete capire, quando uno dice non deve interessare, è la volta buona che uno vuole sapere, vuole curiosare. Quindi parla col fratello di Cesarina, Cesarina era la sua donna che lui amava, il periodo che vive a Guastalla in questa locanda a gestione familiare, e lo vedono che di notte si veste con questa biancheria intima femminile, sottovesti, che ne abbiamo due che mi ha prestato la cognata di Cesarina, che aveva mantenuti, pellegrine e quant'altro, no? Perché fa questo? Beh, qui devo dirvi che l'unica testimonianza che abbiamo è quella proprio di Ligabue, che dice: io non riesco ad andare con una donna, non ho una donna e mi contento così. Probabilmente un bisogno, una ricerca di questa donna che lì, sai, potete capire nelle mie interviste, nelle mie ricerche, le versioni che ho trovato sono una all'opposto dell'altra. C'è chi dice che Cesarina sia stata l'unica donna, c'è chi dice invece che Antonio Ligabue, insomma, qualche donna l'abbia avuto, seppur in maniera molto fuggevole. Diciamo che come affetto, ecco, perché è questo, diciamo, la cosa importante, credo che due donne abbiano colpito Antonio Ligabue e siano Cesarina, con la quale, diciamo, seppure all'interno di un'osteria ha vissuto vicino per diversi anni, sì, in maniera platonica. Io, quando, ormai lo dico, quando è venuta la cognata di Cesarina, no, che mi parlava, sì, stavano abbracciati nella cucina, si davano i bacetti, e gli portava le rose, i servizi da caffè, qualche quadro, no, così, e poi tanti pasticcini, no, così. Ho detto: ma insomma, visto che io ho la camera da letto proprio di Ligabue, no, come cosa, beh, insomma, dico: Matilde, ma insomma, in questa camera da letto, no, così, no. Fa Giuseppe, fa: capisco, fa, lei è un uomo, fa, ma per una donna già star vicino Ligabue era tanto. Però io credo questo, che in fin dei conti Ligabue alla fine ha vissuto come un uomo innamorato, lui era veramente innamorato di Cesarina. Quando io con mia mamma lo andavo a trovare nella fase della paresi all'ospedale, mia mamma era originaria di Guastalla, sì, era interessato alle lettere che riceveva, chiacchierava, ma la prima cosa spesso che ricordo che chiedeva: ma Cesarina, ma Guastalla, come stanno, perché non viene a trovarmi, così, ecco. Quindi c'è questo amore. Non so Cesarina quale fosse il vero sentimento, no, nei confronti di Antonio Ligabue, però io racconto sempre che Cesarina, nel frattempo che Ligabue è ricoverato all'ospedale, conosce un altro uomo, si vede che va nel suo destino ormai di sposarsi, così, ma si sposa solo quando muore Antonio Ligabue. Quindi, diciamo, gli ultimi anni di vita di Ligabue, seppure si concludono drammaticamente con questa paresi, lui piangeva quando era all'ospedale, io me lo ricordo, piangeva così, no, diciamo, è stato proprio un trionfo, cioè lui è riuscito ad avere la consapevolezza del suo successo artistico, ha avuto il successo economico, perché anche a livello di immagine, sai, uno che arriva con l'autista, che gira in moto tra l'altro un BMW, moto anche costose per il periodo, così, e insomma poteva dire: io sono arrivato, come avevo detto, come avevo sempre detto, la mia arte ha trionfato.
questo sta molto meglio. Va bene, se lo so, io lo trovo meglio. Molto che meglio, molto più meglio. Va bene, lo trovo però meglio. Anche dopo la notorietà, il successo, l'automobile, l'autista, il cappotto, il cappello, Ligabue rimane una creatura disperata, solitaria, senza amore, e cerca l'amore con affanno. Il suo fuori è troppo diverso perché qualcuno possa capire quello che è dentro. Mi fa un disegno? Ma sì. Tacca. Un bel disegno, ma sì. E cosa mi date? Adesso mi faccio il disegno, dica lei. Cosa vuole? Amore? Eh? Un piacere. Che piacere? Se me lo vuoi fare. Mi date un bacio? Beh, insomma. È un po' difficile? No, mi faccio il disegno prima, poi dopo. Allora, Manuita, come le è venuto in mente di fare questa esposizione esplicativa su questo personaggio particolare che si chiama Antonio Ligabue? Circa 10 anni fa avevo visto una mostra dei quadri di Ligabue che mi sono piaciuti moltissimo da morire, perché è un'esplosione di colore, mi ero entusiasmata e ho rincorso praticamente chi l'aveva organizzato, cioè Giuseppe Caleffi, che è il direttore della Casa Museo di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Fra l'altro, apro una parentesi brevissima, Giuseppe Caleffi ha conosciuto personalmente da bambino Ligabue, perché quando Ligabue arrivò a Gualtieri, è mandato via da Zurigo, dalla Svizzera, fu ospitato nel fienile della casa del nonno e dei suoi genitori, quindi ebbe modo di conoscerlo personalmente. Ecco perché è emozionante, fra l'altro, ascoltare il racconto di Giuseppe Caleffi, perché ha colto degli aspetti particolarissimi di Ligabue e più profondi, che sono sfuggiti certamente ad altri che non l'hanno conosciuto direttamente. Quindi vidi questa mostra, mi innamorai di questo pittore, di questi quadri bellissimi, questa esplosione di colore, rincorsi Giuseppe, che ancora non conoscevo, e gli chiesi se era possibile fare qualcosa su Ligabue a Lamezia con la mia associazione, con Samarcanda. Dopo un po' di tempo, quindi il 2018, riuscì ad organizzare una mostra con un autoritratto di Ligabue e gli effetti personali sempre portati da Giuseppe, effetti personali di Ligabue. E così, insomma, fu un successo, ecco, perché non facilmente Ligabue arriva nella nostra città ed è fruibile facilmente. Andò benissimo, già allora avevo chiamato le scuole e ci fu una bella risposta, l'entusiasmo dei ragazzi per questo personaggio particolarissimo, stravagante, questo genio abbinato alla follia che portava con sé. Quindi adesso, a distanza di 8 anni, mi è venuto in mente di riproporlo ancora, e così è stato. Quindi oggi è la terza giornata, quella di chiusura, quella definitiva, di Ligabue in mostra qui a Lamezia Terme, nei locali dell'associazione Samarcanda. Lei ha trovato un riscontro nei giovani soprattutto, nell'osservazione di questi quadri che il signore ha fatto vedere qui a Lamezia?
Certamente sì, i ragazzi sono stati molto contenti, sono state le scuole superiori a visitare questo evento, questa mostra nelle tre mattinate 29, 30 e 31 del mese di gennaio che si conclude adesso appunto. La cosa più interessante che mi dà maggiore gratificazione e soddisfazione è quella di pensare di avere arricchito il patrimonio culturale di questi ragazzi, perché in particolar modo spesso mi è capitato di parlare di Ligabue, ma i ragazzi lo confondono, non lo conoscono e lo confondono con il cantante Ligabue. E quindi aver aggiunto questo tassello culturale nella loro conoscenza per me è la gratificazione più grande. Io faccio il mio dovere, faccio quello che vuole, faccio quello che crede, riesco vendo, ma non penso, almeno una promessa, ma quale sono? Sì, sì, un bello, qui, ecco, qui, no, qui. Allora niente. Allora niente, non si riesce. Non mi racconta me adesso lì. Faccio quello che vuole, ma non mi racconta me. Mi un bacio. Sì. Sì. No, non mi ha voglia. Come? Sulla faccia. Ma dove l'ha fatto, signora? Come l'ha fatto, è stato finito. E c'ha finito. Ecco, venite, perché si vicina mia? Mi vicino, perché si vuole mia pacea, se lei veramente vuol bene, devo anche avere piacere, pacea, da me. Mi dia un bacio, allora. Che io voglio sinceramente bene. Sì? Sì, sì, io. No. Oddio, così, ancora di più, sì, così, ecco, oddio, ecco, grazie tanto, vuol bene, il faccino graslino, in del faccino rotondi. È bonino, ecco, vedete, il nasolino, tutto bello, tutto buono, tutto lì, sì. Ma capite che vuol dire un giorno diventa tutto splendido, per me anche per lei.